Buonasera a tutti, diretta Facebook del 19, mi pare, novembre, vediamo, mi perdo sempre la data giusta, comunque sono 19 novembre, sì, sono le 17:01, diciamo un minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Benvenuti alla mia diretta Facebook del lunedì. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di pigiare su questa freccetta dove leggete condividi, in modo tale da poter invitare quante più persone possibile a questo nostro incontro online. Naturalmente nessun problema se arrivate un pochino in ritardo. Ciao a Lucia che è appena arrivato, ciao Adriano. E nel caso doveste perdervi la diretta, nessun problema perché, come sapete, delle mie dirette resta comunque traccia sulla pagina Facebook, resta il video della registrazione. E così sul mio sito ivanscalfarotto.it e sul canale YouTube. Oggi in diretta da Milano, parto domattina per tornare a Roma. Sarà una settimana molto impegnativa dal punto di vista parlamentare. Aspettiamo il famoso decreto, sapete, il decreto sicurezza, il decreto immigrazione, il decreto Salvini, in buona sostanza, quello che è passato al Senato della Repubblica con la fiducia. Ricordate le polemiche che ci sono state rispetto a tutti quei senatori di 5 Stelle che non hanno votato o che minacciavano appunto di non votare. Il decreto arriva alla Camera dei Deputati e già si cominciano a vedere sostanzialmente i medesimi problemi. È proprio una notizia di questi minuti che 19 deputati avrebbero scritto una lettera a Di Maio, insomma, sostanzialmente avrebbero formalizzato la loro posizione circa la necessità di rivedere i termini della questione. È naturalmente una cosa che io penso il governo farà di tutto per scongiurare. Vogliono arrivare naturalmente ad approvare il testo della Camera, così come è uscito alla Camera, così come è uscito al Senato, in modo tale da rendere il decreto definitivo. Ma è evidente che le tensioni all'interno della maggioranza stanno esplodendo, ce ne sono moltissime. Sapete che è esplosa una polemica sui termovalorizzatori, appunto impianti che il Movimento 5 Stelle non vuole assolutamente e che invece la Lega sta dicendo, sta promuovendo, diciamo per poter gestire l'emergenza rifiuti. Tra l'altro in Campania c'è un'intervista della ministra Lezzi su Corriere della Sera dove dice una cosa tipo che non si tratta di un'emergenza, ma c'è una situazione affannosa, una cosa del genere. Adesso mi sfuggono le parole della ministra Lezzi, che sono sempre parole estremamente interessanti, un po' difficili da interpretare, ma insomma. Un'altra questione che è venuta fuori in questi giorni e che veramente colpisce dal punto di vista anche di come è stata, diciamo così, mostrata e come è stata poi condivisa con il pubblico, è questa vicenda dei profilattici e quindi degli anticoncezionali dati gratis ai ragazzi. Era una proposta che la nostra Giuditta Pini, una valente e coraggiosa deputata del PD, aveva presentato e che era stata bocciata in un primo tempo, poi era riapparsa magicamente come un emendamento del Movimento 5 Stelle, che sostanzialmente copiava in qualche modo una proposta che era una proposta appunto di Giuditta Pini, e poi c'è stato questo ritiro di questa proposta da parte del Movimento 5 Stelle perché, udite udite, si è detto che il fatto che la legge prevedesse poi la distribuzione anche a persone non italiane, questo non andava bene alla Lega, e quindi hanno sostanzialmente sottratto, diciamo, ritratto, eliminato, ritirato questo emendamento, che pure era un emendamento di civiltà e che sicuramente noi avremmo voluto appoggiare. Ma si sa, se la Lega non vuole, non si può fare niente. È una vicenda molto strana. I rapporti, appunto, tra le parti del governo sembrano essere sempre più tesi, ce ne sono di ogni, perché adesso vi ho fatto qualche esempio, ma tenete conto che c'è tutto un problema, per esempio, sulla TAV. Adesso c'è, tra l'altro, problema non soltanto con il Movimento 5 Stelle, ma tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma anche a Torino si sta discutendo perché ci sarà una manifestazione no TAV, e i no TAV torinesi vorrebbero che la sindaca Appendino facesse sfilare il gonfalone della città in questa manifestazione. La sindaca Appendino sembra nicchiare, titubare, insomma non sa bene che cosa fare. In realtà, evidentemente, è ancora colpita da quello che è stato il successone della piazza di Torino, della piazza dei 40.000, che sono scesi appunto in strada per sostenere il loro desiderio di partecipare
partecipare, di vivere in un paese che cresce, che si sviluppa, ovviamente nel rispetto dell'ambiente, ma che insomma non butta la testa sotto la sabbia un po' con la tattica degli struzzi, probabilmente questo ha messo la sindaca Appendino in una certa qual crisi. Devo dire che le manifestazioni come quella di Torino, le manifestazioni di civismo si stanno moltiplicando e naturalmente io, come dire, come coordinatore dei comitati di azione civile di Ritorno al Futuro ne sono molto, molto contento. Penso che ci sia un pezzo d'Italia che è molto sofferente, che è molto insofferente rispetto alle cose che stiamo vedendo e che magari per qualche motivo non vuole iscriversi a un partito o non ha tessere di partito, ma che ha voglia, un pezzo d'Italia che ha voglia di dire no alle cose che stiamo vedendo. Oggi, per esempio, c'è una bella intervista di Tito Boeri, il presidente dell'INPS, che proprio sul Corriere della Sera, che proprio all'inizio dice: questo attacco continuo agli organi di garanzia, alle autorità tecniche come appunto l'INPS nel nostro paese è un attacco in fondo alla democrazia. Ed è vero, stiamo assistendo a una serie di manifestazioni pericolose di autoritarismo, a mio avviso. Oggi naturalmente Boeri viene attaccato da parte della Lega che dice che fa politica, ma ricordate, soltanto pochi giorni fa è stato destituito Roberto Battiston, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, un ente di ricerca importante. Battiston è un ricercatore, un cattedratico, un professore universitario molto famoso a livello internazionale, che è stato rimosso senza ragioni. Ricordate gli attacchi al presidente, anzi ormai ex presidente della Consob, Nava, che è stato praticamente sfiduciato da parte dei capigruppo di Lega e di 5 Stelle. Quindi quelli che sarebbero gli organi di garanzia del nostro paese sono di fatto attaccati, presi di mira. Adesso si deve nominare il nuovo presidente dell'Istat e già girano nomi di persone che la cui indipendenza, non solo quella reale ma anche quella percepita, è molto dubbia. Perché vedete, quando si presiede un ente come l'Istat, un ente che deve certificare i numeri del nostro paese sui quali si fondano le politiche pubbliche, la persona che presiede quell'istituto non deve soltanto essere indipendente, ma deve essere percepita come tale. Cioè la sua autorevolezza deve essere data dal fatto che il suo curriculum, il suo track record, i suoi precedenti, le cose dichiarate sono sempre state equilibrate. Ma invece quello che sta succedendo è che anche quando si sentono non soltanto le destituzioni di questi capi, di queste autorità, ma anche i nomi che circolano sono spesso nomi pochissimo rassicuranti. Guardate quello che è successo alla RAI. L'idea di mettere a fare il presidente della RAI uno che appunto aveva rapporti strettissimi con Putin, che ha sempre avuto posizioni Novax, come il nostro presidente FOA, il presidente appunto della RAI, è proprio indicazione che si vogliono occupare degli spazi e si vuole farlo in modo molto quasi come uno schiaffo, no? Quasi svillaneggiando l'idea stessa che possano esistere degli organi di garanzia. Guardate, una delle cose più recenti, ma che proprio è stata una sorta di cazzotto in un occhio, è stata la nomina di questa senatrice Pucciarelli alla presidenza della Commissione del Senato per i diritti umani. Una commissione importantissima, presieduta poi in passato da una persona dalla grandissima reputazione come Luigi Manconi, che per i diritti umani ha speso un'intera vita, per la quale commissione il centrosinistra, il PD, aveva proposto Emma Bonino, che ci sembrava un nome molto alto, molto autorevole, di una persona che nella sua vita ha sempre combattuto per i diritti umani. Invece chi è che viene scelto dalla maggioranza? Questa senatrice appunto Pucciarelli, che non si crederà, sembra una battuta, sembra una barzelletta, è imputata per istigazione all'odio razziale. Ora, scegliere tra tutti i senatori di Lega e 5 Stelle proprio una che aveva utilizzato parole sprezzanti nei confronti dei migranti, dicendo, o dei Rom, dicendo cose irripetibili, e che al punto tale da essere indagata per istigazione all'odio razziale, significa dire: questa commissione non serve a niente. Sembra come buttarla un po' in caciara, no? Sembra proprio l'idea di sbeffeggiare il principio che i diritti umani siano una parte del patrimonio, della civiltà giuridica del nostro paese. E questo è proprio il modo di fare che hanno.
Ed è per questo appunto che io sono molto contento in questo periodo di lavorare su questa idea dei comitati di azione civile, cioè di creare uno spazio che può essere utile a chi vuole dire no a questa deriva illiberale, antidemocratica, autoritaria che questo governo sta cercando di portare in Italia, e di creare uno spazio che possa essere uno spazio, come dire, sicuro per tutti i cittadini, al di là delle loro opinioni politiche, del fatto che siano meno iscritti a un partito, che siano vicini al PD o altri partiti. Quello spazio dei comitati di azione civile è un comitato, è, diciamo, uno spazio che serve a con i suoi comitati a poter dire no a questo tipo, all'attacco ai valori condivisi, senza per questo necessariamente appunto dover prendere posizione sul merito delle cose. È proprio uno strumento di resistenza a un cambiamento che secondo noi è un cambiamento estremamente negativo ed è un cambiamento che va appunto a trasformare la natura stessa della nostra democrazia. Gli ungheresi, Orbán parla di democrazia illiberale, sembra una contraddizione in termini. E invece è proprio quello che si vuol fare, dire sulla base del fatto che abbiamo vinto un'elezione democraticamente, noi possiamo attaccare le regole e modificarle. Ci siamo visti a Torino venerdì scorso, è stata una bellissima riunione, c'era tra l'altro tantissima gente, abbiamo incontrato tutti i comitati che si sono costituiti in Piemonte, c'erano comitati di Torino città, ma anche della provincia di Settimo Torinese, c'era un comitato che è venuto dalla Valle d'Aosta, rappresentanti di un comitato della Val d'Ossola, che è una zona gloriosa del nostro paese. Durante la guerra partigiana in Val d'Ossola si fondò, fu creata una repubblica partigiana, quindi è gente che la resistenza ce l'ha nel sangue, i valori democratici ce l'hanno nel sangue. È stato molto interessante, abbiamo sentito un ragazzo di 14 anni, Jacopo Esposito, che ha fatto un discorso bellissimo. Tra l'altro il video di questo discorso lo trovate sulla pagina dei Comitati di Azione Civile, vale la pena di sentirlo perché scalda il cuore. Devo ringraziare moltissimo anche Sandro Gozi, perché Sandro è venuto a Torino a parlare di Europa. Sapete che uno dei valori che i comitati di azione civile vogliono proteggere è il valore dell'Europa contro il nazionalismo. E Sandro ha fatto un discorso molto bello perché ci ha spiegato bene che cosa significhi stare in Europa, cosa significhi anche perdere l'Europa. E ci ha raccontato, per esempio, quello che sta succedendo a Londra con Brexit, una decisione che ha mandato in confusione l'intera Gran Bretagna, che è alle prese con questa matassa inestricabile, con pezzi di governo che cadono, partiti squassati al loro interno nelle divisioni sul da farsi, il timore per il futuro, per l'economia, addirittura per gli approvvigionamenti di medicine e di alimentari, cose che come dire, da scenario apocalittico. Eppure privarsi dell'Europa significa appunto questo. Sandro l'ha spiegato bene ed è stata una bella riunione perché abbiamo parlato del merito delle cose. Io ho visto le persone particolarmente interessate a ascoltare quello che Sandro diceva, perché io credo che negli spazi politici noi sempre di più veniamo fagocitati da discussioni interne, di correnti, di gruppi, di procedure da più o meno complicate da seguire. Invece andare a una riunione, sentir parlare di una cosa che esiste, che incide nelle nostre vite, come l'Europa, e con l'abilità, la capacità e l'amore, la passione con la quale Sandro Gozi lo ha fatto, è stato molto importante. Io spero che faremo, spero, diciamo, faremo sicuramente delle altre tappe. Probabilmente il 1° di dicembre a Mestre ci sarà un'altra riunione. Dico probabilmente perché purtroppo abbiamo giorni, settimane di aula molto complicate. E proprio all'inizio di dicembre arriverà la legge di stabilità in aula e quindi non sono ancora in grado di confermare che il 1° dicembre sarò a Mestre, ma spero di esserci. In questo caso ve lo farò sapere. E certamente vogliamo anche continuare ad andare in giro per il paese per raccontare dei comitati di azione civile, di quello che fanno. Io tra l'altro vi ricordo che il sito, per poter anche aprire un comitato, è www.comitatiritornoalfuturo.it. Bastano soltanto 5 persone per aprire un comitato. Se andate sul sito trovate tutto lo spiegone, trovate anche la pagina per aprire un comitato. Basta partire con una persona che poi trovi altri 4 componenti per creare un comitato. E ripeto, davvero vi invito caldamente a visitare il sito www.comitatiritornoalfuturo.it e troverete tutte le spiegazioni. Sono le 17:15, quindi devo andare in chiusura, però fatemi dire una parola a
Su Milano, e in questo caso sul Partito Democratico, ieri si sono votati il nuovo segretario regionale della Lombardia, Vinicio Peluffo, al quale faccio gli auguri, e la nuova segretaria metropolitana del PD milanese, quindi segretaria provinciale, come si diceva un tempo, ma giustamente ora si chiama segretaria metropolitana, che è Silvia Roggiani. Lo dico soprattutto perché è la prima volta che il PD ha una segretaria metropolitana di Milano, una donna giovane, Silvia non ha ancora 35 anni, è stata in questi anni un po' il cuore, l'anima del partito milanese, la segretaria organizzativa, persona che arrivava per prima e andava via per ultima, è quella che ha sempre organizzato gli eventi, che ci ha sempre tenuti insieme, la persona che abbiamo sempre sentito quando c'era un problema, e il fatto di vederla assurgere la posizione politica più importante del principale partito di Milano, perché il PD a Milano ha fatto un grandissimo risultato anche alle ultime politiche, sopra il 30%, sapere che siamo nelle mani di Silvia è veramente una grande notizia. Penso che dovremmo sforzarci di più anche ad avere delle donne e donne come Silvia in posizioni di vertice. Una delle cose che mi dispiace del prossimo congresso nazionale è che tutti i candidati sono uomini e questa è una cosa che non va bene, sulla quale dovremmo evidentemente riflettere perché non è un buon segno per un partito, poi come il nostro, che ha una solida tradizione, vocazione, anima di sinistra, progressista, senza le donne non facciamo strada, diciamocelo chiaramente. Quindi volevo in chiusura davvero mandare un grandissimo abbraccio, un grandissimo in bocca al lupo a Silvia Roggiani e dirle che sono contentissimo per il suo successo, che sono estremamente orgoglioso di lei e naturalmente per mettermi assolutamente a sua disposizione per il lavoro che ci sarà da fare nei prossimi anni, a cominciare dalle elezioni europee e dalle amministrative che ci aspettano. Presto. Mi fermo qui perché sono le 17:17, che poi senza scaramanzia non è neanche un numero bellissimo. Prima di chiudere, come al solito, vi ricordo di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale da poter condividere questo video, il video che resterà sulla pagina Facebook, sul canale YouTube, sul mio sito ivanscalfarotto.it. Vi saluto a questo punto, vi do appuntamento poi per i prossimi giorni da Roma, parto domani mattina presto, quindi da Milano è tutto. Vi auguro un'ottima settimana e a presto. Ciao!